Ben ritrovati ragazzi! Vi ricordate la crisi che portò alla fine dell'impero romano, di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti? Questa crisi nell'Europa occidentale continuò con i regni romano-germanici e si fece particolarmente acuta soprattutto in Italia, contesa nell'alto medioevo tra più dominatori. Le invasioni, le guerre e i grandi cambiamenti che si erano verificati avevano modificato profondamente il modo di vivere e di produrre della società dell'Occidente. L'Europa dell'Alto Medioevo era più povera e più insicura, ma anche più arretrata di quanto non lo fosse stata da molti secoli. La crisi dell'Alto Medioevo si manifestò innanzitutto con un pesante calo demografico, cioè una forte diminuzione del numero degli abitanti, che divenne catastrofica a partire dal VI secolo. Epidemie, guerre e cattiva alimentazione dimezzarono gli abitanti dell'Europa. La vita media si accorciò e la mortalità infantile aumentò terribilmente. Pensate che quasi un neonato su due non arrivava all'età adulta. La popolazione diminuì, soprattutto nei centri abitati, dove a causa della crisi dei commerci era più difficile procurarsi il cibo. Così molte città scomparvero del tutto o divennero più piccole. Non più centri di amministrazione, politica, cultura e commerci, come erano state in passato. Le città furono abbandonate e persero importanza. In molti casi la sede del vescovo rimase l'unico centro di potere e di cultura in città. Come abbiamo già detto, i commerci diminuirono un po' ovunque e le attività economiche si ridussero all'agricoltura e al piccolo artigianato. La fragile organizzazione statale dei regni romano-germanici, nonostante il ricorso a funzionari di origine romana, non garantiva la sicurezza della circolazione di uomini e merci. Le strade rovinate e malsicure non permettevano ai mercanti di fare lunghi viaggi. Il sistema delle strade romane, un tempo molto esteso ed efficiente, venne in parte distrutto e in parte abbandonato. Perciò si scambiavano solo beni di prima necessità, come il sale, indispensabile per conservare gli alimenti, il vino necessario per celebrare la messa e rare merci preziose come stoffe e gioielli che però riguardavano una minoranza della popolazione. Anche nelle campagne gli abitanti diminuirono e si ritrovarono a vivere in gruppi poco numerosi e isolati tra loro, perché molte strade che collegavano i villaggi erano state distrutte e non più ricostruite. Vasti terreni, una volta coltivati, furono lasciati incolti per mancanza di manodopera. Il paesaggio europeo cambiò aspetto e la natura selvaggia riprese il sopravvento sul lavoro degli uomini. Boschi, foreste e paludi si rimpossessarono a poco degli spazi che le civiltà urbane del mondo antico avevano occupato con città, vie di comunicazione e coltivazioni. Nell'Alto Medioevo si diffuse un nuovo tipo di organizzazione economica e sociale, la curtis. Dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, molte ville agricole romane erano state accorpate da un unico signore oppure da un ecclesiastico come il vescovo della città o l'abate di un monastero. La curtis era autosufficiente, cioè produceva al suo interno tutto quello che serviva ai suoi abitanti per sopravvivere. Prodotti agricoli o dell'allevamento, attrezzi, suppellettili e tessuti. In ogni curtis si trovavano diversi artigiani. Fra questi il fabbro ricopriva un ruolo fondamentale poiché forgiava le armi e le lame degli attrezzi agricoli. Per gestire meglio queste proprietà, che col tempo avevano raggiunto dimensioni enormi, i proprietari stabilirono di dividerle in due parti, la pars dominica e la pars massaricia. La pars dominica era la parte del signore, che in latino si dice dominus. Questa parte, di dimensioni molto ampie, comprendeva la corte con l'abitazione del signore, officine artigianali, stalle e magazzini, ed era amministrata direttamente dal proprietario. Qui lavoravano i servi domestici, cioè gli uomini direttamente al servizio del signore. Poi c'era la pars massaricia, cioè quella parte dei massari o contadini, a sua volta divisa in mansi, cioè terreni più piccoli, amministrati da famiglie di coloni o servi, che coltivavano i terreni del manso e davano al signore una parte del raccolto come pagamento per l'affitto della terra. Coloni e servi erano uomini liberi, ma dovevano garantire al signore delle giornate di lavoro gratuito, le corvée, per coltivare i suoi terreni e svolgere altri compiti.
erano anche obbligati a pagare tasse di ogni tipo, per attraversare un ponte, per percorrere una strada, per macinare la farina al mulino o cuocere il pane al forno, tutte cose che appartenevano al signore. Per ottenere protezione dai signori, i contadini rinunciavano alla libertà e in cambio ottenevano protezione dai pericoli e una certa sicurezza economica. Così essi diventavano servi, erano legati per sempre alla terra e non potevano spostarsi senza il permesso del signore. Erano essi stessi parte della sua proprietà e ne condividevano il destino. I servi non erano uomini liberi, ma neppure schiavi. La schiavitù era stata molto praticata in passato, ma ora era stata condannata dalla Chiesa e gli schiavi veri e propri diminuirono molto nell'Europa del Medioevo, pur non scomparendo del tutto. Lo schiavo era un oggetto che si poteva comprare e vendere, non era indipendente e non poteva costituire una famiglia. Il servo, invece, aveva una famiglia, lavorava in modo indipendente il suo manzo, svolgendo solo una parte delle sue attività per il Signore. Fra i signori proprietari di vastissimi terreni c'erano anche molti ecclesiastici, vescovi o abati dei monasteri. Nell'alto Medioevo la Chiesa accumulò un vastissimo patrimonio di terre lasciate in testamento da persone che speravano di ricevere in cambio il perdono dei peccati. Per questo la Chiesa era diventata ricca e potente, e nelle città i vescovi erano diventati non soltanto capi religiosi, ma autorità pubbliche, assumendo ruolo di guida politica e amministrativa delle comunità, in assenza del potere dello Stato. In questi secoli difficili, il ruolo della Chiesa fu rinforzato da un grande Papa, Gregorio Magno, pontefice dal 590 al 604. Uomo di grande cultura, si impegnò nella conversione al cattolicesimo dei popoli germanici, supportato dall'opera di evangelizzazione dei monaci. Gregorio Magno svolse anche un ruolo politico e amministrativo importante nella penisola italiana, difendendola dai soprusi dei Longobardi. Riorganizzò il patrimonio di San Pietro, che comprendeva i territori del Lazio, a cui più avanti si aggiunsero le Marche e la Romagna. Poco fa ho parlato dei monaci. Ma chi erano i monaci? Sapete quando e dove nacque il monachesimo? Siete curiosi di scoprirlo? Bene, sarà proprio questo l'argomento della prossima video lezione. Preparatevi a una sorpresa. Per oggi è tutto. Ciao ciao dalla vostra prof.